Ben trovati, bentrovati con Andrea, siamo con Andrea Cionci, in questo caso ai castelli romani. Siamo a Grotta Ferrata Andrea. Grazie Perché? Francesco, che meraviglia. Stiamo facendo un'indagine nei luoghi e nelle ore, possiamo dire, del saluto di Papa Benedetto da Castel Gandolfo ai fedeli della diocesi di Albano. Faremo una conversazione a parte proprio sotto il balcone del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. E ci ripromettiamo di incidere questa conversazione fra poco nel frattempo eh, parleremo di altri argomenti sì, quali sono i tuoi prossimi impegni le tue prossime conferenze innanzitutto e poi parlaci anche delle novità sulle copie vendute del tuo libro codice ratzinger sì grazie francesco dunque siamo arrivati alla 33 conferenza da settembre. Ricordo un unicum nella storia dell'editoria, io credo che non ci sia mai stato qualcosa del genere, cioè eh, lettori, cittadini e fedeli in questo caso, che organizzano a loro spese delle conferenze per permettere all'autore di eh, diffondere questa verità. Durante le mie conferenze, come sapete, io dico spesso: questa non è la conferenza di presentazione di un libro e non è nemmeno il libro di Andrea Cionci, è la condivisione di un segreto: la condivisione di un segreto. Allora, le prossime date saranno il 12 maggio a Bologna, il 13 a Brescia, il 14 a Padova, il 19 a Trapani e, udite udite, il 27 sbarchiamo a Roma. Proprio dietro al Colosseo, ci saranno due conferenze, una la mattina e una il pomeriggio. Il 3 giugno eh, a Grotta Ferrata in un posto delizioso, l'11 giugno torniamo per la seconda volta a Como. Per avere le notizie, le informazioni, i dettagli, mi raccomando di iscrivervi al gruppo Telegram Andrea Cionci Non Prevalebunt oppure sul mio account Twitter Cionci Andrea, Cionci Andrea, oppure sui gruppi Facebook di Codice Ratzinger. E anche sul canale YouTube che abbiamo inaugurato da poco grazie alla, al supporto tecnico di Francesco Merolli canale YouTube che si chiama Andrea Cionci Codice Ratzinger colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi perché è importante fare massa critica è importante avere dei numeri devo dire che Uh, gli ultimi video sono stati seguiti da parecchie persone i tuoi audiomessaggi sì i miei audiomessaggi ma uh, ricordo a tutti i due documentari chiave che riassumono la mia inchiesta che sono DSire e Intelligenti Pau che sono stati tradotti volontariamente da altre persone da altri lettori e amici stranieri che li hanno tradotti, li hanno doppiati e quindi questi due documentari sono disponibili in cinque lingue: dal inglese, francese, spagnolo, ehm, tedesco e eh, persino polacco, persino polacco. Eh, Nell'ultimo periodo tu stai mandando degli audiomessaggi a degli unacum eh, ai quali fai delle proposte, ma spesso non hai delle risposte. Perché avviene questo? Ecco, diciamo che sempre non ho delle risposte perché ho capito che la lettera aperta è un po' condannata per sua stessa definizione a non ricevere risposte. Adesso sono finiti i tempi di Felice Cavallotti, quel giornalista ottocentesco che sfidava a duello il direttore di un altro giornale. Come avvenne per il Conte Macola, il direttore del Gazzettino di Venezia, si sfidarono a duello e il povero Felice Cavallotti rimase anche ucciso. Eh, non sono più quei tempi, eh, adesso sarebbero i tempi, quantomeno, di, una, di uno scambio adulto, maturo, eh, pacifico, cordiale. Come sono stati pacifici e cordiali i miei audiomessaggi a Riccardo Cascioli, al professor Zenone, alle catechiste. Dorotea Lancellotti, Enzina Pasquali, al giornalista Aldo collega Valle. Aldo Maria Valli, eh, ad Andrea Zambrano più recentemente. Eh, però nessuno di loro ha finora ritenuto opportuno rispondere. Io non capisco per quale motivo. È possibile che da certe gerarchie sia venuto una specie di diktat tipo. Qualsiasi cosa non rispondete ad Andrea Cionci, un po' come quando si vedono i film sugli esorcismi, no? Qualsiasi cosa non, non parlare col diavolo perché poi ti trascina, eh? Allora Cionci non è il diavolo, non sta mettendo in discussione i dogmi della fede perché l'elezione del Papa non è un dogma di fede ma deve rispondere a delle regole canoniche che sono state sancite dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che insiste più di una volta su... Sul fatto che il Papa deve rinunciare validamente, validamente e a norma del canone 332, paragrafo 2. Quindi, se io argomento dicendo che Bergoglio non è stato eletto canonicamente, non sto spingendovi nelle braccia di Satana, ma sto eh, tutelando la legalità di uno Stato di diritto che dovrebbe essere appunto il Vaticano. Iniziamo da una cosa importante. Negli ultimi giorni, anzi ieri o l'altro ieri, è uscito un video su Rai 2 che parla di nuovo di Domin Nutella. Dopo tanti mesi in cui Domin Nutella era stato messo da parte, Rai 2 torna a parlare di Domin Nutella. Ci puoi spiegare, avrai visto il video, cosa è successo secondo te e cosa sta bollendo in pentola? Sì, ho visto il video di questa trasmissione condotta dal collega Milo Infante nel quale si eh, apparenta in modo del tutto abusivo la vicenda della Gisella della Madonna di Trevignano con Don Minutella prendendo spunto da che cosa? prendendo spunto da una fotografia che vede insieme questa Gisella e Don Alessandro Minutella allora se domani al Capone viene una mia conferenza e si fa la foto con il sottoscritto non è che poi Pubblicando la foto di Al Capone con il sottoscritto, potete dire che Cionci è un gangster americano. Non funziona così, no? Questa è un'operazione un di giornalismo di bassissima lega. Di bassissima lega perché? Perché ci sono centinaia, migliaia di fedeli che si sono fatti fotografare con Don Alessandro Minutella, che è un personaggio famosissimo, un sacerdote eroico che. Sta urlando a tutto il mondo la realtà, cioè che Bergoglio non è il Papa canonicamente eletto perché Papa Benedetto era in sede impedita. Tra l'altro, vorrei sottolineare il fatto che io e Don Minutella siamo perfettamente d'accordo eh, su, su quello che è l'aspetto canonico, cioè Don Alessandro è stato il primo a dire che la declarazione non era canonicamente valida, perché non c'era stata una rinuncia al munus. io poi prendendo. Spunto da, sue, da questi suoi input iniziali, sono andato avanti nella mia indagine. Abbiamo messo appunto la questione della sede impedita, il codice Ratzinger, il papato emerito che non è nient'altro che un eufemismo per dire papa impedito e tutte queste cose. Quindi io e Don Nutella ci troviamo perfettamente d'accordo, ma non perché siamo legati da chissà che cosa, perché io sia lo scrivano di Don Nutella, come maligna. Giovanni Marco Tullio, no, semplicemente siamo eh, sintonizzati sulla realtà oggettiva e eh, non possiamo non notare che chi non è sintonizzato sulla realtà oggettiva, anche fra quegli ecclesiastici che hanno intuito la questione, chi non è sintonizzato sulla realtà a un certo punto se ne va per prati, se ne va per conto suo, organizza conclavi eh, abusivi, insomma... Eh, Bisogna stare molto attenti in materia di fede perché, come dicono a Napoli, la mente è una sfoglia di cipolla, no? cioè la mente è come un velo, basta poco e se non sei centrato, se non sei sintonizzato sulla realtà oggettiva, te ne vai facilmente per prati. Quindi la, la, la diretta di questa trasmissione su Rai2 condotta da Milo Infante, è stata un'operazione forse anche richiesta da Oltretevere, questo non lo so, è una mia supposizione. Hanno fatto un, un 2 più 2, siccome c'era la, la, la foto di Gisella e dominu tra l'altro io sospendo il giudizio su questa di Gisella perché non mi sono mai interessato delle questioni della Madonna di Trevignano, non mi interesso di, di cose mistiche, di apparizioni, eh. Sospendo il giudizio, sospendo il giudizio, ma... Eh, diciamo qualsiasi apparentamento fra la figura di questa Gisella e Don Nutella è del tutto eh, strumentale. del tutto strumentale per vendere al pubblico il cliché del santone, del guru del eretico, del, del settario no? che, che plagia le menti deboli. Niente di tutto questo, soprattutto per Don Nutella. Eh, il fatto che abbia fatto una, una fotografia insieme a Gisella non è indicativo. Assolutamente di niente, ciò che è indicativo invece, ciò che è veramente indicativo, è che questo collega Milo Infante, parlando di Domi Nutella, abbia abilmente evitato di dire per quale motivo Domi Nutella è stato scomunicato. Perché se voi risentite su Rai play la trasmissione, vedrete che Infante dice, eh sì, perché poi Domi Nutella è stato scomunicato per delle cose che dice, delle cose che diceva, ma non ha specificato minimamente che cosa diceva mai Don sui Nutella. contenuti no ma al di là dei contenuti c'è cioè stata proprio una, una ritrosia un pudore a dire la verità giornalistica cioè che Don Minutella è stato presuntamente spretato ridotto allo stato laicale perché dice che Bergoglio non è il Papa, e allora dillo Milo Infante, no? perché questo, questa paura di dire che, che Don Minutella sostiene che Bergoglio non è il Papa, forse perché non si può dare neanche la minima pubblicità alla questione, e allora in questo modo vi siete rivelati già per quelle intenzioni che erano, perché in un giornalismo corretto, in un giornalismo onesto, che cosa si dice? Don Minutella è stato ridotto allo stato laicale perché dice che l'abdicazione di Papa Benedetto non era valida e quindi che Bergoglio non è il Papa per questo è stato sospeso a Divinis scomunicato due volte e ridotto allo stato laicale questi sono i fatti, diciamo, da un punto di vista del mainstream se tu non dici i motivi per i quali Don Minutella sarebbe stato spretato vuol dire che stai facendo un'operazione scorretta chiaro e, e poi c'è il politologo Giannuli e quindi dei laici che cominciano a difendere la Chiesa. Questo è molto strano, come mai accade questo Andrea? Sì, è molto strano. Ho commentato sul mio canale YouTube in un video in cui la Confederazione dei Triari rispondeva a un commento su uno dei loro video, perché tante persone hanno scritto, ma come mai il professor Biglione non risponde all'audiomessaggio di Cionci? Eh, già, come mai? Ma con chi si accompagna? Cionci chiedeva un utente e la confederazione dei Triari scrive: Beh, pare con Don nutella con Fusaro e con Biglino. Allora io ho, ho risposto ai Triari dicendo: Guardate, sì, è vero, ma io non è che mi accompagno, ho fatto delle interviste con Don nutella con Biglino e con Fusaro. E la cosa che veramente colpisce è che oggi a difendere la Chiesa di Gesù Cristo e il vero Papa non sono i cattolici, non sono tantomeno i cattolici tradizionalisti, ma sono laici, preti scomunicati e persone che credono nella teoria degli alieni creatori. Quindi diciamo una galassia lontana anni luce da coloro che dovrebbero essere deputati a difendere la Chiesa di Cristo, perché i triari fanno fanno i video di propaganda con le legioni romane che difendono la fede, la tradizione, la civiltà, poi quando gli dici guarda che bergognano il papa per questo, questo e quest'altro motivo, se la danno a gambe. Allora, triari di cosa? Triari a tre sette, probabilmente, ma non triari come legionari romani, perché i legionari romani avrebbero accettato la pugna, avrebbero accettato la sfida e sarebbero... Eh, come posso dire, si sarebbero approcciati al tema in modo assolutamente critico, costruttivo e anche positivo? Perché? Perché se voi dite peste e corna di Papa Francesco, cari triari, e arriva uno che in tre anni di inchiesa, uno che non è un cretino, ma un, un, un giornalista con un'onorata carriera, che ha speso tre anni della sua vita per indagare questa questione, H24, e vi dice guardate che ho scoperto che bergoglio non è il Papa, non, non lo è canonicamente. Voi dovreste interessarvi davvero? Ma allora abbiamo svoltato, fantastico. Però attenzione, facci vedere perché bisogna stare attenti. questa metà. Cioè, questo dovrebbe essere l'approccio di cattolici tradizionalisti ai quali sta a cuore eh, le sorti della Chiesa, le sorti della patria, le sorti della civiltà. Ma e, quindi, invece, e invece questi triari non rispondono. Ma non no? gli sta a cuore, secondo te. E che ne so? Ci avranno i loro interessi oppure... Eseguiranno in modo pedissequo gli ordini. Suppongo. Eh, è una mia supposizione di Monsignor Viganò, il quale non dice che Bergoglio non è il papa, e che io sospetto stia portando avanti una strategia di tipo diplomatico per arrivare a un conclave inciucio con gli 80 cardinali invalidi nominati da Bergoglio che ci regalerà un altro antipapa. Quindi, cari triari, eh, ma in voi in che cosa credete? Ci credete a questa storia del Munus? Che con il Munus Petrino c'è l'investitura che viene direttamente da Dio? Ci credete che il Papa è assistito dallo Spirito Santo? Non solo in materia dogmatica, ma anche nel magistero ordinario, o comunque gode di una grazia di stato speciale? Ci credete oppure no? Perché se ci credete, dovete sapere che Benedetto XVI, vero Papa eletto con tutti i crismi a meno che non siate sede vacantisti, eh? allora se siete vacantisti è un altro paio di maniche. Ma se voi credete che eh, Benedetto fosse stato eletto con tutti i canoni, dovete accettare il fatto che lui fosse eh, assistito dallo Spirito Santo. E allora, se ha fatto qualcosa che io vi documento in modo stringente, avreste il dovere morale e cristiano. Eh, di interessarvi della questione con la massima cura, la massima attenzione, il massimo rispetto e anche con un giusto approccio critico, ma con la volontà di conoscere la verità. Allora, mentre Aldo Maria Valli, per esempio, mi ha contestato in modo insufficiente, naturalmente, però almeno un tentativo di contestarmi l'ha fatto, ottemperando al dovere di buon cristiano di approcciarsi alla questione voi rifiutate lo scontro quindi vuol dire che a voi la verità non vi interessa su questa questione e quindi già siete fuori vi mettete fuori da soli e purtroppo è così io non vi voglio far innervosire più di quanto già non, non siate innervositi nei miei confronti però i fatti sono questi eh, capite non è che possiamo inventare le cose e quindi tu parli di questa necessità di mobilitarsi a favore di questa causa. Puoi spiegarci in che termini dove possiamo arrivare con questa mobilitazione? Allora, chiunque di voi, cari ascoltatori, abbia voglia di passare alla storia, e lo dico senza, senza retorica, passare alla storia facendo parte prendendo parte a questa che è una battaglia finale, una battaglia escatologica chiaramente tra una chiesa di Cristo e una chiesa anticristica. Potrete dire ai vostri figli e nipoti, io c'ero e ho fatto la mia parte. Ognuno può fare quello che può. C'è uno che fa il grafico, il montatore, anzi più di uno, fanno i grafici e i montatori che si sono prestati, hanno dato la loro opera gratuitamente per fare i due documentari di essere intelligenti power ci sono persone che mi aiutano tutti i giorni nel comunicare sui gruppi telegram facebook che sono gli admin di questi gruppi social ci sono altri che traducono gli articoli altri che li diffondono altri che si sono incaricati di ehm, bombardare infatti si chiama scherzosamente la compagnia dei bombardieri di bombardare con delle email che contengono un report completo della situazione e contengono anche due documentari di bombardare intellettuali giornalisti osservatori italiani e stranieri quindi c'è tanto da fare ognuno può fare quello che può ci sono perfino dei ragazzi di 18 anni che hanno cominciato ad appendere dei volantini naturalmente sempre autorizzati eh? sempre autorizzati nei negozi indi indicando i due documentari in Germania hanno cominciato con un volantinaggio per propagandare le versioni tedesche di D.S.I.R.E. intelligenti pauca quindi questa è una crociata dei piccoli alle quali sta prendendo parte un esercito silenzioso di gente seria di credenti veri che vogliono combattere, ognuno con le proprie risorse, per il ristabilimento della legalità e della veridicità della figura del Papa. Vi ricordo che noi dal 31 dicembre scorso siamo in sede vacante. Io non credo che nella storia ci sia mai stato un periodo così lungo tra la morte del Papa e la convocazione di un nuovo conclave. Ci sono state delle situazioni di sede vacante che sono durate anche alcuni anni, mi sì. pare la più lunga è durata addirittura tre anni. Tre anni. Ma perché? Perché i cardinali non riuscivano a mettersi d'accordo, eccetera. Ma il conclave era stato convocato, il, la morte del Papa era stata annunciata. Questa è la prima volta dopo duemila anni che per quattro mesi il mondo è senza vicario di Cristo. Vi rendete conto? Quindi eh, chi vuole fare qualcosa scriva a codice ratzinger chiocciolibero.it quello che potete fare da subito è iscrivervi al canale YouTube Andrea Cionci Codice Ratzinger magari anche mettendo qualche like sotto i video che più vi piacciono perché è importante la massa critica sono importanti i numeri per fortuna questi social nonostante ci sabotino spesso e volentieri offrono la possibilità di quantificare il numero delle persone che ti seguono. Questo è molto importante, perché un conto è avere un gruppo social con 100 persone e un conto è avere dietro 100.000 persone. Ecco perché io, per esempio, sono andato da Mauro Biglino, no? Mauro Biglino, peraltro, una persona squisita, eh? Eh, che ha mh, fatto, come sapete, questa... Interpretazione della Bibbia molto letterale che è stata utilizzata da alcuni sostenitori della paleo astronautica, cioè i sostenitori della dottrina dell'alieno creatore. Ora io non sono d'accordo con queste cose, ma ho accettato di andare ospite da Biglino perché? Perché lui ha 100.000 followers, che certo abitualmente non seguono Domi Nutella, e io accettando le sue cordiali interviste, fatte veramente con spirito di conoscenza, di, rispetto, curiosità. di curiosità ho potuto informare centinaia di migliaia di persone di questa situazione e questo perché? perché i giornalisti Unacum mi hanno voltato le spalle, mi insultano, mi offendono, mi ignorano e quindi io sono dovuto andare da, virgolette, quello degli alieni eh. così dicasi dell'aiuto di Diego Fusaro, filosofo laico ma non ateo come lui stesso si definisce perché è un filosofo che cerca la verità e quindi non può essere ateo per definizione. Tuttavia con Diego Fusaro abbiamo fatto forse qualche decina di telefonate eh, che sono state seguitissime, nelle quali abbiamo discusso in modo veramente soddisfacente da parte mia, anche perché lui ha scritto questo splendido libro che si chiama La fine del cristianesimo, che vi invito caldamente a, a leggere che offre un panorama perfetto di questa evaporazione del cristianesimo. Io, attingendo alla sua felice immagine tratta dalla natura fisica, ho parlato di distillazione del cristianesimo. Ecco, distillazione del cristianesimo attraverso la serpentina del logos, molte persone eh, riescono a condensare un, una goccia di olio essenziale di cristianesimo, gocce potentissime, super concentrate. Odorosissime che, eh, che gocciano in modo lento ma continuo da questa serpentina. E voi sapete benissimo il motto latino gutta cavat lapidem, cioè la goccia scava la pietra. E vedrete che alla fine la spunteremo noi. Beh, speriamo di avere presto anche Diego Fusaro in questi nostri contenitori qui nel nostro canale. E alla prossima intervista. Grazie a tutti, grazie a Francesco.